do la parola a Lorenzo Davino del CREA Agricoltura e Ambiente, che ci parlerà di un altro aspetto estremamente rilevante, che è la rigenerazione non solo servizi ecosistemici, ma attraverso l'utilizzo di indicatori diversi da quelli che abbiamo visto finora. Prego Lorenzo. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì. Allora, io sono Lorenzo Avena, appunto lavoro a Firenze, in quello che era l'Istituto di Difesa del Suolo, che storicamente si occupava di suolo. Prego, poi passare alla seconda. Io parto da qualcosa che avete già sentito, ne ha mostrato anche Martina, questi sono gli obiettivi al 2030 di sviluppo sostenibile. Però, vai pure avanti, volevo farvi notare che più del 70% di questi obiettivi il suolo influisce su più del 70%, quindi come arrivare agli obiettivi dell'ONU senza considerare il suolo? Impossibile. E vi mostrerò in che modo, nella prossima, perché un suolo, la relazione tra questi sono i servizi ecosistemici. Allora, intanto solo una brevissima cosa sui servizi ecosistemici. La visione di servizio ecosistemico è un po' antropocentrica, nel senso che considera quello che il suolo può fornire a noi esseri umani. Io preferisco, la ricerca sta indirizzandosi, quello che abbiamo anche già sentito, a parlare di salute del suolo, cioè solo un suolo sano. E questo concetto di salute del suolo è importante perché è più legato alla biosfera, non solo all'uomo. È sottile la differenza, ma vi assicuro che da un punto di vista scientifico apre nuovi mondi. Però parlando di servizi ecosistemici, quello che il suolo può fornire all'uomo sono cose importantissime, come la purificazione dell'acqua, come la regolazione delle alluvioni, il dissesto idrogeologico, del clima, l'abbiamo sentito, il sequestro di carbonio, chi mi conosce sa che sono 15 anni che batto sul sequestro di carbonio in agricoltura, oggi che abbiamo sentito arriva finalmente a, forse se la Francia spingerà, che la Francia è quella del 5 per 1000, no? Che nella COP 2015 disse: se noi aumentiamo del 4 per 1000, cioè dello 0 per 4, teoricamente la sostanza organica, tutti i suoli abbiamo compensato totalmente le emissioni di CO2 nell'atmosfera, perché il pool, alla fine ne ho parlato, non ce la faccio, scusatemi, però avete capito che è un tema molto, molto cruciale. Però, vai pure avanti, quelli che, di cui parlerò in agricoltura, che poi alla fine è essenzialmente come è nata viticoltura eroica, sono alcuni punti, perché sono la regolazione, il dissesto idrogeologico e l'erosione per i terrazzamenti, voi sapete che è uno dei fattori, no? della definizione di viticoltura eroica, il vino di qualità, cioè il motivo stesso per cui uno fa questa agricoltura in queste zone folli, ma soprattutto anche gli aspetti, ci sono anche gli aspetti culturali del paesaggio che, come qua possiamo apprezzare, sono fondamentali perché sono un servizio ecosistemico, la cultura è un servizio ecosistemico. E gli endemismi, perché siamo su un'isola. Le isole minori sono una delle caratteristiche per definire la viticoltura eroica e chiaramente siamo a Capraia, un'isola pelagica, come abbiamo imparato, e quindi è di fatto fondamentale conoscere la biodiversità. Vai pure avanti, parto però, ci torniamo fra un attimo, parto dal primo, cioè il vino di qualità. Allora, ovviamente il motivo per cui noi su terreni con un effetto terroir bellissimo, terreni minerali, possiamo avere delle qualità, perché la vite è una liana che deve soffrire per produrre vino di qualità. Sì, però non troppo. Quello che sta succedendo nei vigneti di pregio oggi è che la sostanza organica è a livelli sotto l'1%, a livelli molto pericolosi, per cui ho un crollo delle produzioni, ho una riduzione dei succhi nelle bacche e i polifenoli e gli zuccheri che impazziscono, quindi un vino molto forte, quindi va bene che deve soffrire, però il suolo cerchiamo di mantenerlo vitale e funzionale. Vai pure avanti. Il secondo aspetto è quello dei servizi
il controllo dell'erosione. Questa ce l'ha recentemente l'Annual Science Days presentata l'European Environmental Agency. Voi vedete, forse si vede male qui, però la minaccia i suoli dove non è tollerabile la perdita di suolo per erosione sono praticamente concentrati in Italia e qualcosina in Spagna. Cioè è nostro il problema dell'erosione, cioè della perdita di suolo, e nel caso del vigneto è fondamentale nell'aspetto del, come riportava Costantini in un recente incontro, è un lavoro che stiamo seguendo sul nuovo impianto, cioè le vere perdite sono al momento dell'impianto. E occorre anche evitare che poi ci siano delle fallanze, cioè fare un impianto, fare un vigneto non è spostare terra, cioè non è, occorre recuperare lo strato superficiale, e, che è quello il topsoil dove c'è la vita, e poi riportarlo sopra, perché altrimenti se lo metto sotto diventa anche pericoloso per effetti di putrefazione, e poi soprattutto abbiamo del suolo che ha delle fallanze pazzesche, ha dei punti di difficoltà produttiva molto importanti. Ok, quindi altri aspetti più tecnici agronomici, cioè sono quelli della conservazione e della gestione dell'interfila. Stiamo lavorando su un DSS su tutta la Toscana, ci sono anche i punti ogni 100 metri su Capraia dove facciamo girare dei modelli per dare automaticamente sulla base della banca dati suoli di cui parlava prima, di cui accennava prima Claudia. Vai pure avanti, però vi voglio dire quello che è il punto cruciale del servizio ecosistemico del suolo, soprattutto per qua. Allora, in un tempo che più o meno corrisponde alla mia età, abbiamo avuto dal 70 una perdita del 68% dell'abbondanza di 21.000 specie di vertebrati, 68%. Quindi più della metà qui stiamo parlando di vertebrati, mammiferi, pesci, rettili, anfibi, ok? Però mammiferi sono gli ultimi, vabbè, perché invece quello che vi volevo sottolineare, che è fondamentale, e lo voglio dire forte qui, in quest'isola, che il 98% della biodiversità italiana, il 98%, è data da invertebrati, ok? Il 79% da artropodi. Allora, un piccolissimo aneddoto. Io ero a Scarperia, dove abbiamo un'azienda sperimentale, qualche mese fa, con dei ragazzi delle medie, facevamo divulgazione, e gli chiedevo qual è la classica domanda che si fa a un ragazzino di quell'età, qual è il loro animale preferito. Bene, tutti mi hanno detto mammiferi, nessuno escluso. Ora, i mammiferi sono il 10% dei vertebrati, quindi stiamo parlando dello 0,2%. Cioè, quando noi pensiamo alla biodiversità, pensiamo allo 0,2% della biodiversità. Questo non è tollerabile da un punto di vista scientifico e anche di evoluzione della società. Perché se nel 3% il suolo coltivabile è il 3%, voi sapete che il 75% ovviamente della biosfera è fatto d'acqua, il 3% è la parte coltivabile. Ecco, in questo 3% c'è un quarto della biodiversità del pianeta. Quindi è una sproporzione pazzesca. In un cucchiaino da tè ci sono più batteri che individui sulla Terra, uomini sulla Terra. Voi capite che e di questo noi riusciamo a coltivare solo l'1% di questi batteri. Quindi voi capite che questi erano, cioè che è completamente sconosciuto, se solo l'1% di questa enorme popolazione riusciamo a coltivarlo, noi abbiamo delle grosse difficoltà a capire cosa abbiamo sotto i piedi. E a scoprire, difatti, se uno va a guardare facilmente, probabilmente in quest'isola può trovare delle specie nuove, sconosciute da nessuno. E questo è un patrimonio che noi perdiamo, perché se i mammiferi fanno così, non è che gli artropodi non fanno in questo modo, anzi, sotto, senza che nessuno li veda. Però un'altra cosa importante, che dicevo, per tornando all'aneddoto dei ragazzini di Capraia, i 4/5 degli animali sono nematodi.
Quindi io gli dicevo, guarda, se tu pensi agli animali della terra, devi pensare nematode, 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 cane, nematode, 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 gatto, tutti gli animali che mi avevano detto. Per fargli riflettere che effettivamente ce ne sono 57 miliardi per ogni individuo umano e nessuno, forse, non dico qua tra i presenti, però in generale, conosce l'esistenza di questi vermiciattoli, se non per distruggerli, perché magari rovinano le carote, quindi l'idea è quella di sterminarli, quindi quando, come al solito, la specie patogena è una su 10.000, no? Però li sterminiamo tutti, con i nostri geodisinfestanti che ben conosciamo. Grazie. Per quanto riguarda la mesofauna, questo lo dico anche a beneficio dell'intervento di Elena, che poi ci porterà anche dei dati proprio sulla viticoltura eroica di questo indice di qualità biologica basata sulla mesofauna. Io sono coordinatore insieme a altri tre di questo gruppo di lavoro della Società Italiana di Scienza del Suolo. Questo indice con cui mi sono laureato diversi anni fa, in cui prendiamo un chilo di suolo, usiamo una lampadina non a LED che scalda il suolo, gli animali fuggono dal c'è un gradiente di umidità ovviamente, quindi scendono e vengono identificati. Sulla base del loro adattamento al suolo hanno un valore di indice ecomorfologico, che è per alcune forme biologiche come gli opilioni per esempio o tanti altri fisso, ma per i collemboli per esempio che vediamo qua, voi vedete questi sono dello stesso gruppo ma hanno una furca, non so se si apprezzate, ma hanno la cuticola, le sete eccetera, mentre questa turbergia non c'ha la furca, le appendici sono ridotte ed è pigmentato, cieco, perché è adattato alla vita del suolo. Trovare questo non è la stessa cosa che trovare questo, evidentemente, nella nostra visione del suolo, come se facessimo un censimento di un parco, la butto lì. E questo è un coleottero, allo stesso modo, voi vedete, della stessa famiglia, ma molto diverso da un punto di vista di adattamento al suolo. E che quindi questo varrà 1, questo varrà 20. E vai pure avanti. Ecco, questi sono degli esempi di in viticoltura eroica nella regione del Douro in Portogallo, dove lì è molto sviluppata. Dopo magari ce ne parlerà anche di questo Elena, che c'è stata da poco proprio per il congresso sulla viticoltura eroica. Qui abbiamo con delle pitfall trap, in questo articolo che vi consiglio di John Calves, macrofauna da pitfall traps, cioè da trappole, no? Collemboli, ragni, opilioni, ragni, isopodi, diplopodi, chilopodi, coleotteri. Questa invece è la mesofauna, collemboli, acari, oribatidi, sinfili, palpigradi, proturi, questo è un sinfilo, diplopode, e via, pseudoscorpioni, cioè animali che sono veramente, ve ne ho elencati qualche anno, perché uno dice ci sono gli insetti nel suolo, no, ci sono un mondo parallelo che ha anche nell'immaginario nostro io dico spesso, no, quando si entrava nella trattoria di Chalmon nel bar di Guerre Stellari, ecco, quelli lì erano perfettamente delle figure che venivano da queste immagini, nel senso che lì c'è il nostro immaginario atavico nel suolo, che lo vogliamo o no, che stiamo perdendo, come abbiamo visto. Vai pure avanti. Ecco, questo è un disegno sperimentale per la rigenerazione del suolo che stiamo seguendo a Montalcino, in una zona di pregio dove la viticoltura è... ci sono il monitoraggio delle radiazioni gamma normalmente emesse dal suolo, che vedete ci consentono di identificare qualcosa che noi non vediamo, perché per noi il suolo sembra tutto uguale, ma a 30 cm di profondità ci sono delle differenze dovute a tessitura, umidità e varie sostanze organiche.
Quindi noi abbiamo identificato un'area di trattamento grazie a questo screening, dove faremo la biodiversità microbiologica, la pedofauna e la risposta ecofisiologica tramite fotosintesi, conduttanza stomatica, eccetera. E il trattamento però viene fatto con questo concime da digestato di lettame bovino da allevamento non industriale vermicompostato. Allora, concludendo, l'ultima, volevo sottolinearvi che il messaggio principale che volevo dire, e sembra una banalità, ma vi assicuro che non lo è, per la ricerca scientifica, anche per il sequestro di carbonio stesso, noi viviamo in un momento anche a scala globale dove i cicli di carbonio sono, cioè i cicli in generale sono di tutte le dimensioni, ma è così come esiste in natura, non è che in natura esiste solo, cioè ci sono cicli grandi, cicli piccoli, e noi dobbiamo approfittare, se non c'è più letame come nelle aziende, non è la stessa cosa mettere un concime pellettato secco che è solo cibo per i batteri, o mettere del compost o del vermicompost o del digestato che sono vivi, perché come abbiamo visto c'è, non c'è vita senza suolo e non c'è suolo senza vita, ok? Così diceva Kellogg dell'USDA. E il fatto è che quindi è molto diverso come andiamo a trattare, e dovrebbe essere anche diverso con cosa vado a trattare, che cosa, come incide la mia capacità di sequestro, cioè le buone pratiche, va bene, apporto di sostanza organica esogena, ma cosa sto portando? Sto colonizzando o sto solo arricchendo? Sono due cose molto diverse. Ho finito l'ultima slide, ricordandovi che se volete seguo questo sorgesetto di questo specialist sulla viticoltura sostenibile, spediteci dei lavori e delle research paper, e volevo ricordarvi che nel 2024 proprio a Firenze, qui in Toscana, festeggeremo il centenario della Società Internazionale di Scienza del Suolo. Faccio parte del comitato organizzatore, se volete avere informazioni, insomma, sono ovviamente a disposizione. Grazie.